Oh no, non dirmi che è immortale. Sì, sembra essere immortale purtroppo. Raga, un altro nemico buggato. Ed eccoci qua ragazzi, in un altro episodio di Cyberpunk. Non indugiamo oltre e andiamo alla prossima missione, che sarà quella della gara con Claire, la quale a sto giro si trova a Santo Domingo. E per fortuna ci siamo anche abbastanza vicini, cioè sono meno di 2 km, quindi ce le possiamo fare con tanta calma e con una bella moto magari. Ciao bellezza, andiamo. Anche se... no, non sta avvicinando un viaggio rapido, perché noi ce l'abbiamo qua dietro, quindi quasi quasi ce l'ho voglia di prenderlo. Però, visto che quell'altro non sta avvicinando un viaggio rapido, non ne vale troppo la pena. Un messaggio da Kenny. Ecco, io sto per schiantarmi intanto. Ok, ora dovrebbe arrivare a momenti sul conto. Non è ancora arrivato niente però. Dai, Kerry, su, caccia i sordi. Boh, nel dubbio ancora non ho ricevuto niente. E nel dubbio chiamiamo pure la nostra macchina, che magari la possiamo utilizzare a sto giro. E giusto per mettere le cose in chiaro, chiamiamo quella buona, ovvero la Coyote, che mi sta piacendo un casino, raga. Troppo buona. La vado a prendere e investo pure la moto, così la butto fuori dai coglioni. Intanto la moto non ci serve, quindi via. Ecco, così va meglio. Così il sistema deve capire che questo è il veicolo che voglio usare. Anche perché in due sulla moto non so quando sia sicuro, soprattutto con quella moto là. Ah, devo chiamarla, ok. Claire. V, ready for the next race? Certo. Already here. Ready and waiting. Sarà la solita merda buggata. Però... il mio. Il tuo è un rottame. Feels more natural to me. You get it. Of course, yours it is. Meet there, yeah, Rancho. Be right there. See you then. Ok, aspettiamo. Anche se io non mi siederei su quel divano. Non sembra essere molto igienico. Dio solo sa che cosa ci stava sopra prima di noi. E non c'è nessuna Calibur a sto giro, in teoria. Quindi abbiamo fatto bene a prendere il Coyote. Ok. Ok. This race is giving me all the wrong vibes. Why is that? You got 6th Street, the mocks. Gangs are well repped. Just a matter of when a temper goes nuclear. We'll be fine, don't worry. Sorry, you need a minute to kick the tires before we get moving. Sure. Comunque, stavo dicendo, abbiamo fatto bene a prendere questa macchina per avere più controllo. Perché... sì, la Carbon è più veloce, accelera meglio, bla bla, però è incontrollabile. Questa è molto meglio, su questa gara perlomeno. E anche in generale, dai. A meno che non sia tutto quanto un singolo rettilineo. Via delle strade, lumache! Stagli dietro? Ma che stagli dietro? Sì, qua con la Calibur siamo già stati fuori strada. Ok. Si teletrasportano a una velocità assurda, i bastardi. Perché non è che semplicemente si teletrasportano magari con la velocità che avevano. No, si teletrasportano e appena teletrasportati partono a razzo come dei missili. E guardate, teletrasportate 3, 2, 1, eccoli. Tutti là, tutti velocissimi, bastardi infami. Cazzo, fail. Devo fare pratica col freno a mano. Che col freno a mano si possono fare certe curve spettacolari, però ci vuole un casino di pratica. Pratica che io non ho. Quindi, la maggior parte dei casi ci saranno solo un casino di fail. Però almeno con questa macchina possiamo andare veloce, quindi i fail possono essere, diciamo, ignorati, potenzialmente parlando. Watch our back, they're moving to pass.
dare him to try. Esatto. Cioè, ci tengo a ricordare che l'unica volta che abbiamo perso, a parte il fatto che è per colpa del bug, che comunque, io lo ripeto, se questi qua non si teletrasportassero, dopo che noi finiamo la gara, loro sarebbero magari appena 15% del percorso, forse anche solo 10. Perché rispetto a noi sono troppo lenti. Ma a parte quello, l'unica volta che abbiamo perso stavamo usando la sua macchina, quindi non la nostra. E lei c'ha un rottame, porca miseria, cioè. Pensate solo che la velocità massima della sua macchina era 160 miglia orarie. La Caliburn arriva a 200. E anche la Coyote a quanto pare. Cazzo, sono un idiota, sto guardando la velocità. Fanculo. Porca te, vabbè, tanto li recupero in teoria. E dai, sta zitta, vaffanculo, sei inutile. Ehi! Cioè, ci ha messo 8 secoli per farmi capire che io stavo fuori strada? Veramente, così scemi sono? Vabbè. Ora devo solo superare tutti quanti. Cosa anche abbastanza semplice. Ma sto figlio di troia? Bastardo infame, vai via, yeah, via. Ora siamo di nuovo primi. Bastardi schifosi che sfruttate i bug. C'è da notare come nonostante ci fossimo distratti, avessimo fatto un bel testacoda, i bastardi erano comunque così lenti che li abbiamo recuperati subito. Cioè, nelle curve fanno veramente schifo. E per risolvere il problema delle curve hanno aggiunto del trasporto, ovviamente. Ok, in teoria non dovrebbe esserci altri problemi ora come ora. Bello sto drift. Non è bello questo drift invece. Attenzione, curvone, tornantone da panico. Dai, macchina di merda. Watch our back, we're moving to pass. Dare him to try. Ok, in teoria la gara è finita. Congratulations to V and Claire! First place, V! Oh my fucking god, we won! We're finals bound! Yeah! Hell yeah! Eccitatissima, Rory. Don't stop yet, okay? Move up a bit further. Sì, sì. What for? Come sempre. Need to talk. Something you should know. Okay. In realtà sei un fantasma. Vabbè, vediamo che ha da dirci. Wow, quite the view. Sì, è vero, yeah. Spettacolo. Me and Dean, we like to come here. Bello da paura. Wanted to tell me something? Piace un casino. I mentioned Dean before. My husband, yeah? Sì. Wheel to your heat, right? Sweetest man I ever knew. We were friends before my gender transition. What? Cosa? Brought daffodils to the hospital. To new beginnings, he said. Were you married long? 12 years. Dean used to laugh that for our 15th, said he'd finally talked me into my first implant. I was prepping some surprise. Hey, you mind if I ask why you don't sport any chrome? I love machines, V, I do. But I don't ever want to become one. Is that weird? A little, I guess. But it's fine. Dean. Only person who could have convinced me to chrome up. But guess we'll never know if he'd have managed, huh? Why tell me about Dean? Meaning, why now? He died during a race last year. The final. Not your standard fatality, though. What, you saying you feel at fault for his death? Me at fault? Why would you think that? He was flatlined by a Corporal Eagle Weasel.
Peter Sampson. Exceptional walking rot. Your husband, how'd he die exactly? We'd just powered into the final straight, Sampson peeling up the tarmac ahead of us. Was clear we couldn't win, so Dean let up on the chew. And then that snake slammed on the brakes. Dean also had to. He lost control. But isn't that how this race works? You don't get it. Road was clear to the finish line. He would have won. It was premeditated. What's the Corpo's deal? Doesn't really matter. It was only ever another adversary to me. But to Dean. Dean and Samson had a history going way back. And something happened between them? Dean never admitted anything, but yeah. Yeah, there was some kind of strife. Something personal to their rally rivalry. When Samson came first, Dean got hot and bothered. You 100% sure the killing was deliberate? Not your emotions talking now. No. Saw them argue to the crack of the starting gun. Kill that bastard. During the race? Folks die on the track all the time. Won't seem unusual at all. Another day at the races. In line with the rules. And me? Guess you want my help to zero him. Killing Samson matters more than taking first. We have to make a choice. Sorry I lied to you, V. It means a lot to you, this. So yeah, let's bury the bastard. Thank you. This, it's important. I need it. See you for the final? That's right. Till then, V. Ci si vede. Cazzarola. Una storia intensa. Quante belle scritte. E la qualità è sorprendentemente buona. Niente male. Beh, ormai quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Quindi possiamo tornare in macchina e intanto selezionare il nostro prossimo obiettivo, che sarà incontrare il Detective World. L'unico peccato è che lui è molto lontano, quindi dovremmo fare un bel viaggio rapido. E ce n'è uno anche vicino all'arrivo, quindi preciso. Non potevamo chiedere di meglio. Bene. A 30 metri proprio. Qua è dove ci stava quel tizio, vero? No, non è a posto. Niente, niente, raga, non ci siamo mai stati qua in teoria. Someone here to see you, looks like. Wonder what about. Wanted to talk. You got a minute? You must be V. Già. Partner, Detective Hahn. Okay, thanks for agreeing to meet. You really intend to work with a merc? Don't know what I intend just yet. For now, gonna see if I hear anything new about Ryan's death. You back on that? Boss already told you to drop it. Make him say it again. You know he hates to say things twice. And if you couldn't give a rat's fat ass about any of that, heed my advice, as your friends. Just let the case go. Sempre la solita storia. Abbandona il caso. No, non lo faccio. Ti farai ammazzare. Io non lo faccio. Do what you want. I'm not about to be part of this. Gotta go get my little girl anyway. And you two at least find a quieter corner. Wouldn't want to be overheard. Okay. Talk. Ma sì, parliamo di roba seria. You wanted to talk to Ryan's hustle. Get some info to them. What was it? Let me ask you a question first. Why do you got your nose in this? Who hired you? Sorry. Never give up the names of my clients. Well then, I'm sure you've got plenty of other leads besides me. I mean, I sure hope so. Beh, devo provare. I'm not telling you a thing. And I'm not being mean or nosy, nor is it personal. Just covering my own ass. My own safety's at stake too. So, before I open my mouth, I need to know whose ears are listening. Devo farlo per forza allora. In effetti questa è un'opzione bianca, quindi non avrebbe cambiato nulla. E siamo stati costretti a scegliere quest'altra che è gialla. Però
Liz Perales hired me, and her husband, Jefferson. The presumed future mayor. Guess I could have seen that coming. Know what? Han was right. Acoustics are a little too good in here. Got my car outside. Okay, sure. Voglio giocare. Oh mio Dio, incredibile. Ragazzi, questi sono i giochi del futuro. Madonna, quanto belli. Quanto belli. Guardate lui. Cosa? What? Siamo seri? Perché ci sta il mio score se io non ci ho mai giocato a sto coso? Ecco, guardate. Quinto posto, Vlad. Ma che cazzo? Entriamo nella sua macchina, da passeggeri ovviamente. Some of the boys from the precinct saw Horvath around Arroyo, shooting up dumpsters, hollering how he's got to meet with the mayor. Brought him in. Brought who in? Peter Horvath, cyberpsycho who attacked the mayor later. They took him downtown, but then he got lost before they could get his statement. Said he got lost. How's that happen? What's it mean? It means someone didn't want him counting roaches in a cell that day. Before you ask me, no. I got no idea who. My turn. Why is Perales looking at this? È mago, raga. Why does he want it done unofficial? Ah no, la magia è finita. Non ne ho idea, quindi boh. Red Queen's race. Heard anything about it? Know what it is? Maybe I have. Maybe I do. It got anything to do with Ryan? The guy was headed there the day he died. Fine. We're gonna see my CI. All I've heard is some fancy-ass club. No idea where to even look for it. CI might know. Then we'll go talk to the woman Horvath worked for. Or actually, we could see her first. Up to you. Prima l'informatore. Let's go see your informer. Club's a better lead. Fine with me. Siamo arrivati. Ed eccoci qua. Finalmente. You go talk to him. I'll wait outside. Ci penso io. Tell him Igor says hi. We'll know what it's about. Okay. All right. Wait here then. Frasi in codice. Neanche un po', beh, forse un po'. Boh, siamo una roba come un'altra. Andiamo, acceleriamo, spariamo, ammazziamo, facciamo robe belle. Igor lo saluta, qualcosa del genere, devo dire. Boh. You looking for a general inspiration or something specific? Because I can help with both. Igor says hi. Fuck, no. Said I was done. I was out. All of you. Io ti inseguo. Dove credi di andare? Hey, Neil. Piss off. Relax. Just got one question to ask you. Nothing to see here, sir. Come on, ghost, I said. Leave me alone, got it? Can't make me do a damn thing. E invece può. We can, actually, and we will. Just tell us where to find Red Queen's race. I don't know. You work retail, right? So you should be able to count to two. Two of us, one of you. Tell us what we want to know. You won't need to learn what it feels like not to have the upper hand. At least not the hard way.
All right, fine, chill. It's outside city limits, near the river, Benita Street area. You been there? Made some deliveries, goods, sometimes peeps. I got no idea why you want to go poking around there. Club's empty. He shut it all down. Shut it down? Before or after Mayor Ryan died? Soon after, I guess. Thanks, Neil. My shit luck! Well, that's what I call a breakthrough. Seems promising, but I'd still hit that market. Market? Orvoth's employer, one I mentioned before. Sì. Ovviamente seguiamo anche quella. Okay. Non si sa mai. Let's go see this market of yours. We're gonna take my car? Okay. Sure. Thanks. Che magari ci becchiamo qualche dialogo extra. Onestamente penso ci sarebbe stato qualche altro dialogo qua in macchina, ma forse mi sbagliavo. Boh, nel dubbio la corsa cerco di farmela tutta. Che la tentazione di skippare è molto forte, ma riuscirò a resistere. Lo faccio per voi. Sembra che siamo arrivati. A good 90% of any detective's job is talking, but you know that already. Must say you're kinda natural. Perché la mia vista è inclinata? Cioè, raga, c'è qualcosa che non va, perché siamo storti? So, who are we supposed to talk to? Cyberpsycho's boss, you said? Christine Markov. Perché la mia cazzo di testa inclinata? Lazar as Horvath's sole employer. Sole contact too, actually. Come on, V. Ma che cazzo? No, raga. Hey, Carrie. You know what I'm looking at? Us Cracks concert announcement. This is not fucking happening! Wait, what? I thought we took care of it. Truck didn't do shit. They just postponed the gig. Look, meet me outside the club. Little push didn't work. Now we gotta shove. Don't get it, yeah. What now? Gonna plant a bomb in the club? Nah. Gonna talk. Oh, just that, just that. Okay, good. Because I thought... Bring your heat. Esatto. Con piacere. Comunque, a quanto pare ora, cioè totalmente a caso... Io con la levetta destra, generalmente semplicemente mi giravo a destra e a sinistra. Ora, se la muovo in alto, gira in senso orario. Se la muovo in basso, in senso anti-orario. Totalmente a caso. Questa cosa non la capisco. Ecco. Boh. Andiamo. Beh. No idea who we're looking for. Gonna have to ask around. I'll start from the left. You take the right. Okay, in bocca al lupo. Dobbiamo fare il getto in teoria. Christine Markov. Where will I find you? Find something? Not get out. Mi ha detto di venire qua, però... Boh. Scusa. Non l'ho fatto apposta. Me? No. She's over there. Stall with the tech. Thanks. Ah, l'ha trovato lui alla fine. Ecco perché. You Christine Markov. We have some questions. You badges? Looking for data on Peter Horvath. Worked here, apparently. Yeah, he did. Then he stopped working, started making fucking speeches all the time. When the weird behavior actually start? When you're talking about Peter, weird doesn't mean what it means for everybody else. Horvath never was completely normal. But the post-jail Horvath versus the pre-jail Horvath? Gonks both, but completely different gonks. These, speeches. What did he have to say? Ryan, corpse got him by the balls and cock, but he still managed to fuck me. His motto. Why'd he have it in for the mayor? Ha! Looking for reason in that whack job? Probably thought Ryan was talking to him through the TV, promising all sorts of shit, then ceasing to give a fuck.
Look, I told you what I think. In Horvath's world, everybody was out to get him. Lucius Ryan was out to fuck him, then get him. Hmm. So as Horvath saw it, who else had it in for? Besides Ryan? Madame President, mostly. Then Arasaka, the Giza, and when he died, it was his son's turn. Won't that be all, detectives? You're spooking my clientele. So Horvath had a personal beef with Ryan. We might have guessed as much. Might seem like we didn't get a lot out of that. But sometimes intel makes sense once you got some context. Say, for instance, somebody says they got a headache. Sembra che parli in maniera magica lui, senza muovere le labbra. Usually, sure. But then the guy waltzes straight into oncoming traffic. A neighbor remembers someone had worked on the air conditioner in the guy's unit. Guy whose head always hurt. Accident? Coincidence? Or maybe air dispersed poison? A deliberate hit. You actually caught a case like that? No. Made it up. Still proves my point. Sarebbe un caso figo. Questo si mette a scrivere libri, raga. Scrive romanzicelli. Let me handle this, V. Step aside, Lug. Your boyfriend got sent up for years. Doubt you want the same. Right. You did lose your only associate who could string two sentences together. Too bad you also like diddling little kids. Here's my offer. Get the fuck out of here. And I won't arrest you as accessories in the murder of Mayor Ryan. Wash your fucking wheels, pig. Mi attraversano, oh mio Dio, sono magici. Walking the streets with you? Downright unsafe. Got a beef with all gangs or just the Tigers? I'm a cop. What do you think? Tutti. Good thing nobody got killed. A little less paperwork. Okay. Red Queen's race now. Gonna ride with me? Sì, andiamo. Però sto giro schifo il ride, perché abbiamo capito che è inutile. Tutti i discorsi che abbiamo fatto, o ce li fa subito o non ce li fa proprio. O ce li fa alla fine quando arriviamo, quindi dopo lo skip. Quindi aspettiamo giusto qualche secondo. Ah, ok, non dobbiamo nemmeno skippare. Skippa da solo. Wow. Ok. Mi scusi? Cosa cazzo sta succedendo? Boh. Come on, V. Ok. This is animal turf. I can see that. Lock up any of theirs recently? Not lately, no. But they're not big fans of pigs, either. I can't go in without a warrant. But you. Uh-huh. All right. Be in touch. You find anything, tell me. Andiamo. Che praticamente lui non può entrare, ma io posso entrare. Sparare uno di loro e poi chiamare la polizia. Ragazzi, c'è una sparatoria, mandate qualcuno. Fuck off. Nothing to see here. Sembra che dobbiamo fare le cose in maniera stealth. E avendo il super salto è tutto abbastanza semplice. Anche se è un po' buggato. Nel dubbio controlliamo anche qua dentro. Non si sa mai, magari si trova qualcosa. A parte le cure, sembrano esserci niente di utile però. Forse mi converrebbe disattivare quelle telecamere. Modalità pacifica.
Così posso anche vedere tutti quanti. Ah, ok, perfetto. Così non si spegne, ma mi permette di vedere tutti quanti i nemici senza che poi la telecamera individui me. Una cosa molto utile. Allora, amico, io nel dubbio te la butto lì così. Ora ti prendo e ti porto via. A sto giro non ammazziamo nessuno, così non rompiamo nemmeno le scatole al poliziotto, dai. Facciamo i bravi per una volta. Tutti i capo non letali facciamo a sto giro. Però ci possiamo anche collegare qua. Volendo potremmo spegnerle tutte. Una cosa molto giusta e molto saggia da fare. Il messaggio non ci serve, ma magari ci colleghiamo per hackerare. Che è sta roba? Keyboard scope. Uno shard. Che è una storiella. Boh. Tutto spento, esatto. Looks like a normal body shop to me. Club's here. I'm telling you. Telling me you got a hunch? Cop intuition? Something like that. Ora, la cosa intelligente sarebbe spegnere il tizio da lontano. Ma la domanda è: lui muore o semplicemente viene spento? Perché spero di non ucciderlo. Cioè, ragazzi, sì, lo so, non cambia un cazzo. Però. Oh no, oh no, quello mi vede, quello mi vede, quello mi vede, quello mi vede, quello mi vede. Sempre con calma. Si è allertato un attimo. Spero nessun altro si sia allertato qua in zona. Potrebbe essere un problema. Un modo per entrare nel club. Cioè, in che senso, scusa? C'è un qualche tipo di passaggio segreto nascosto magico? Qua sembra non esserci assolutamente niente. Magari di qua ci sarà qualcosa? E anche qua niente. Porca troia. Madonna santissima, l'infarto. Per un pelo proprio. E anche questo è fatto. E ora continuiamo la missione, anche se non capisco che cazzo devo fare. Devo trovare il modo di andare da qualche parte. Però boh, continuiamo ad esplorare. Prima o poi lo troveremo. Sembra che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Non c'è nessun altro che ti possa passare da dietro. E anche tu vai giù. Ecco, in teoria non abbiamo ammazzato nessuno finora. Anche se in effetti non so se il tizio a cui ho riavviato il sistema sia morto o solo svenuto. Cioè, in teoria dovrebbe essere solo svenuto, però non si sa. Che schifo. Che merda. Cioè, sbaglio, abbiamo già esplorato al 100% sta zona. Ah. Siamo seri? Cioè, mi sembrava un po' sospetta sta zona, però. Non pensavo fosse veramente così il coso. Vabbè. Mi sembrava un po' troppo cliché. Andiamo al club.
Quindi tutti quelli che ho fatto fuori, cioè tra virgolette fatto fuori, semplicemente ho steso, potevo anche benissimo ignorarli, o almeno quasi tutti. Nice. Someone really wanted to cover up whatever it was that went down. What should we be looking for? Let's try to find something that looks like an... Prima di tutto, la cosa importante, il ping. Every club has one. Il ping era istantaneo. Wow. Ok, riprendevo tutti quanti, uno alla volta. Nobody's perfect. Bene, nessuno uccide, quindi posso prendere anche... Madonna santissima. Perché ti sei dovuto muovere? Tu ti devi stare fermo. Cazzo, mo si gira però il bastardo, vero? Sembrerebbe di no invece. Quell'altro dorme, quindi non si accorgerà di niente. E se dorme prima o poi si sveglierà, quindi vediamo se... Scusa. Ok, perfetto. Perché se dorme potrà comunque svegliarsi una volta allertata. Ora accadiamo di qua. Che bello tornare a fare cose stealth. E da tanto che non facciamo qualcosa del genere. Ultimamente abbiamo fatto tutte robe... Vai a kamikaze col fucile in mano. Però anche fare qualcosa del genere ogni tanto è figo. Qualcosa di diverso, tanto per cambiare. Non c'è nessuno, ok. Proviamo a fare un ping veloce da qualche parte, tipo là, si può? Non ha pingato i nemici, ma solo gli altri elettrodomestici. Peccato. Ci connettiamo anche qua. Qua non c'è nessuno in teoria. Perfetto, possiamo usare il ping allora. Che istantaneo sulle persone. Ottimo. Che all'inizio mi sembrava fosse istantaneo sulle persone. Poi però provando sull'equipaggiamento meccanico, elettrico, quello che cazzo è, ci ha messo mezzo secondo per attivarsi. Quindi boh, mi è venuto il dubbio. Ok, perfetto. Giusto, giusto. Questo tizio è girato, quindi possiamo prenderlo con calma, in teoria. Però prima un bel altro ping. Che i ping sono belli. Dai, su. A quanto pare questo non possiamo. È un vero peccato. Questo in teoria sì, però. È del capo, se non sbaglio. Looks like an office, sort of. What? Comps are what we want. Why are you watching this? Comps above all. Nothing left to clip okay. here. We ain't watching it. We're fucking waiting. For what? Till they send us to scratch for a job well done. Smashed it up pretty fucking good, didn't we? We done our bit. Time for the payoff. I'll pay you. You get half of what you were promised. I get the intel I need. Half? For half, I can tell you how tall he is, but that's sure. it. Sure. Half in your hand right now. Real scratch. Or the whole thing, someday, maybe. But probably never. All right. Scratch. Now. Who told you to wreck the club? And why? Welding. Oh! Lucius Rhines, right-hand bull terrier? Candidate for mayor in the upcoming election. Right fuckhead for the job! Thanks for the help. Per forza. Vabbè. Un'esplosione che non mi ha ucciso, wow, miracolo. Ma sta zitta. Tu che cazzo spari? Via qua, bastardo schifoso. Come ti permetti? Te pure.
vaffanculo. Onestamente io c'ho voglia di pagarla, perché... Oh, ci avevamo messi d'accordo. Oh no, non dirmi che è immortale. Sì, sembra essere immortale purtroppo. Raga, un altro nemico buggato. Però forse... no, rievia no. E niente, raga, non possiamo farlo fuori così. Però possiamo intanto guadagnare un po' di tempo riavviando le ottiche. Ok, ora non so più dove siamo. File, registrazione. Stiff's aboard. You ask me, he's been dead at least an hour. No. No trauma card. Pretty sure he didn't bring it on purpose. In a club like this, you don't want TT banging down the door when you're banging away and things start to heat up. Heart, probably. Must have gotten a little too heavy and messy. Ah, non posso allungarmi, okay. Okay. Yeah, let's do that. Perché pure che la tizia muori da dietro. I'll tell him how to write it up. Died in his sleep, quiet as a baby. The boys are getting him out of here. Of course nobody will see him. No way. Yep. Che comunque questa è la cosa figa del riavviare le ottiche. Semplicemente le riavvii, scappi via e poi quello non so dove. You're gonna wanna see this. Sending it. Ah. Way. Siamo seri? Ma dai. Yeah, him. You didn't know? Not a thing. Shit. No, I can't. Mi ascolto. Get out of there, V. I'm gonna ping him. Tell him to meet at Chubby Buffalo's. We're going straight there. Okay, hang on. Be there in a sec. Ok, in teoria non sa più dove siamo. Che onestamente potrei semplicemente andare via. Però vorrei provare a farlo fuori. Perché mi dà fastidio il fatto che sia immortale. Tiè. Bastarda, vaffanculo. L'immortalità non ti salva dalle prese, a quanto pare. Ora possiamo andare via. Aspetta, vero? Sì, possiamo andare via. Perché cavolo mi dice di salire sopra? Ci ha appena detto di uscire. Ah, forse di là ci esce? È possibile. Però ne dubito. Ah, ci sarà una scorciatoia qua? Sì, ecco. Esatto. Figo. Questo non me l'aspettavo. Ah, era solo la telecamera. Vabbè, sti cazzi. Possiamo saltare fuori quando e come vogliamo. Corri, corri, Forrest. Dobbiamo andarcene veloce. Che cazzo? Pronto? Che cazzo succede? Ok. C'è qualcosa che non va. Devo andare così? Non lo so. Ne dubito però. Ma che cazzo? Oh no. Oh no. Ma che cazzo? Ah, ok. Beh. Zio. Fuck. Still hanging around with this punk? Shut it, Harold. I know what you did. Not about to ask why you covered it up. Not even why you jumped into this mess to begin with. Just want to know. Who gave you the order? What's the matter, River? Why do you even care? Your conscience is clear. You can sleep tight at night. You know why? Because I took all the responsibility. You got no idea how this city works. Think a goddamn inspirational idealist bullshit actually means something? It doesn't. Never did. Hey, don't look at me that way, Merc. You know I'm right. Hey, don't drag me into this. I don't do politics or NCPD inner squabbles. Yeah, so what do you do? Let me guess. Whatever brings in the ads, huh?
It's typical. I'm not surprised, but I'm not judging either. I'm looking for a path and place in this damn city. All of us. Yeah, looking for a path and a place, that's right. Great. I understand each other. V, appreciate the help, but this isn't your biz. I'll take care of it. Sì, ringrazio i cazzi miei. Am I under arrest? Got a scroll, got a motive, got your confession. So yeah, you could be, but it wouldn't make much sense. You don't even gotta say who ordered you to go and clean up. I know anyway. So, since even our brass's fingers are all over this, I gotta take it to internal. They won't do a thing either. Not to me. They'll put you in their sights, though. Just go home, Ward. Get some sleep. Find all this easier to take in the morning. I mean, that's my plan. Fuck. Non sembra essere andata benissimo. Sembrava il cuo parato il compare. So, what now? We'll let this go. Can't. Holt murdered Ryan. Wanted his seat. All this tritest motive in the book. That's why I believe it. Use the NCPD to cover his tracks. Also think it was Holt. Only one who stood to gain. Taking this to internal affairs. Got enough to get this case reopened. Don't do it. They'll sack you. Or worse. Besides, it won't change a thing. Could be right, you and on. No, non è quello il discorso. Shit, what you two think. And you? Gonna report back to the paralysis? Yep. Okay. I'm gonna stay. Observe a little. Non dico che non devi fare niente. Però qua siamo andati zitti, compa. La giustizia non è che funziona come si deve, capisci, no? Già nel mondo normale funziona a fatica, figuriamoci qua in questo mondo di merda. E tra poco inizia l'ultima gara. Ci vediamo lì. Comunque, io te lo ripeto, compa, fai il cazzo che ti pare, sparagli in testa, stupragli il gatto. Però porca miseria, non fare certe stronzate su. Andare a parlare col capo, ai piani alti, agli affari interi, cioè, non funziona. Non funziona. Ah, veramente. Comunque ragazzi, anche oggi possiamo concludere qua. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!